C'è posta per te, quinta puntata. Nuora infama la suocera e Maria De Filippi si infuria. La quinta puntata di C'è posta per te parte con la storia di un regalo. Il protagonista è il 19enne Francesco, che vuole fare una sorpresa alla sua fidanzata Angela. Per l'occasione il giovane ragazzo ha pensato di stupire la sua Angela, non solo con le sue parole d'amore, ma anche con la giuria di Tu sì che vales, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. La storia raccontata da Francesco ha colpito davvero tutti. Lui, quando ha conosciuto Angela, era goffo e timido, ma lei gli piaceva talmente tanto che non si era accorto che era in sedia a rotelle. La giovane infatti è stata coinvolta in un incidente di cui ha perso la vita il padre e la sorella più piccola. Per Francesco quella sedia non è però mai stata un problema. Il ragazzo non ha altro che parole d'amore e rispetto per la sua bellissima fidanzata, lanciando un messaggio meraviglioso a tutti i giovani, ma anche ai meno giovani. E questo amore così sincero ha travolto anche la giuria del programma TV di Canale 5. Adesso Angela è pronta a partecipare agli europei e alle Paralimpiadi, ma non solo, perché Mammucari, Zerbi, La Ferilli e Scotti, oltre a fare complimenti ai ragazzi per il loro immenso amore, ha fatto anche dei regali. Gerry ha regalato ad Angela un mini Piero con tanto di ape. Sabrina le ha regalato una collana con i simboli della speranza, del credo, dell'amore. Ma il regalo più apprezzato è stato il viaggio a New York, il grande sogno della fidanzata di Francesco. Con questa storia è passato in televisione davvero un messaggio bellissimo, che forse dovrebbe andare in onda un po' più spesso. La seconda forte storia di C'è posta per te è quella di una madre che cerca di recuperare il rapporto con il figlio. Flora si è ritrovata a 29 anni da sola, ma con 6 figli. Una vita difficile fatta di tanti sacrifici, pochi soldi, aiuti e assistenti sociali. Con il figlio Giovanni non parla da anni, da quando lei lo ha cacciato di casa, perché lui aveva lasciato il lavoro per farne uno a nero, e delle voci le raccontavano che non si stava mettendo in belle situazioni e che frequentava gente un po' particolare. Il figlio di Flora arriva in studio insieme alla sua fidanzata, ma da parte sua non c'è alcuna voglia di perdonare la madre e riallacciare un rapporto. La fidanzata del protagonista infama la suocera, definendola mostro. La conduttrice a un certo punto si è infuriata, sostenendo che non comprende la posizione della giovane, soprattutto perché Flora ha vissuto in un container e da sola ha dovuto mantenere i figli. Giovanni viene anche beccato da Maria De Filippi, difendendo la madre dalle parole del ragazzo e della fidanzata. Poco conta, però, perché Giovanni chiude la busta. La terza storia di questa quinta puntata è quella di Giusy, una vivacissima 75enne in cerca dei suoi corteggiatori di quando era ragazza. Due sono purtroppo passati a miglior vita, ma dell'altro ne hanno però trovati 6. I 6 Antonio arrivano in studio. Momenti davvero divertenti, peccato che il vero corteggiatore della signora abbia poi deciso di chiudere la busta. In compenso altri 2 degli uomini hanno scelto di salutarla. Altra storia dell'appuntamento settimanale con C'è posta per te è quella di un padre arrivato da Maria De Filippi insieme a sua madre per riallacciare i rapporti con suo figlio. Domenico non parla con suo padre e con sua nonna da 6 anni perché il papà ha deciso di lasciarli per andare a Reggio Emilia per lavoro, quando in realtà lo ha fatto per una donna che non era la moglie. Da quando la nonna di Domenico ha fatto entrare questa donna a casa sua, il ragazzo non parla nemmeno con lei. Le scuse di papà Francesco e la tenerezza della signora non bastano però a convincere Domenico. Alla fine il ragazzo sceglie di riabbracciare la sua nonna, ma di chiudere la busta al padre, che invece lo ha ferito troppo. L'ultima storia di questa puntata di C'è posta per te è la storia di un regalo. Gli ospiti speciali di questa storia sono la cantante Emma Marrone e il padre, anche lui musicista, Rosario. Pino ha deciso di sorprendere sua figlia Lidia e scusarsi se negli anni è stato un po' che non ha dimostrato molto il suo affetto nei suoi confronti. Lidia è stata in ospedale per 15 mesi a causa di una malattia contro cui è riuscita a vincere. Da quel momento Pino ha capito il suo amore e ha scelto di lavorare meno per stare più vicino a sua figlia. Una sorpresa bellissima per la giovane Lidia, che è stata poi travolta anche dall'affetto di Emma Marrone e il signor Rosario. La cantante preferita di Lidia riempie la destinataria della posta di parole di forza, coraggio e amore. Non solo però perché Emma e papà Rosario hanno pensato bene di fare dei regali a Lidia. Che cosa?
un corso di pasticceria, grande passione della ragazza, e biglietti per il concerto di Emma a Napoli. Lilia ha finalmente abbracciato papà Pino, che le ha fatto una sorpresa memorabile, mentre la Marrone ha cantato di fronte a loro il suo ultimo singolo, Stupida Allegria. Finisce così questa quinta puntata di C'è Posta per Te, ricca di emozioni e storie bellissime. E voi che cosa ne pensate di questo appuntamento con il programma di Maria De Filippi? Che cosa ne pensate della storia di Flora e del figlio e della nuora? È giusto definire una madre mostro dopo aver fatto tanti sacrifici per i figli? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.